Buongiorno youtubers, io sono Aki e benvenuti a Just for LOL, questo canale in cui tratteremo di videogiochi in ogni salsa, che possa essere seria, possa essere comica e totalmente random. Innanzitutto, io mi occuperò sostanzialmente di retro gaming, casual gaming, online gaming, Nintendo gaming, hardcore gaming, cazzo gaming, random gaming, fan gaming, ecco. Oggi vorrei parlarvi di Tera, che è un gioco online passato free dal 5 di febbraio di questo anno, precisamente alle ore 12 italiane. Creerò un personaggio per l'occasione con cui vi mostrerò i primi 4 livelli del gioco, cioè nel senso i primi 4 livelli giocherò per i primi 4 livelli, diciamo, ecco, giusto per farvi vedere un po' com'è il gioco nei primi appena mezz'ora al massimo. Infatti dividerò il video in più fasi, cioè in più parti, perché parlare di qualcosa a buffo come sto facendo io richiede più tempo del previsto. Avevo già fatto questo video poco fa, però era amplificato di merda. Quindi cominciamo cercando un server che non mi chieda rottura di coglioni. Infatti, 26 minuti di qui, vaffanculo. Allora, ne prendiamo una a caso, vediamo. De un cazzo. Veritas ce l'ho già. Vabbè, dai. Andiamo in Veritas. Ecco qua, questo è il mio personaggio ufficiale. Quasi quasi. Ah sì, dai, giochiamo con lui. È un Archer. Un elfo? No, però cazzo, vi devo mostrare per forza l'elfo. Ok. Poi userò il mio. Scusate il linguaggio tecnico e professionale, ma sono un po' agitato. Comunque, di base ci sono 7 razze. Sette classi, sì, sette razze, scusate, sono un po' rincoglionito, eh? No, gli umani, i castani, che altro non sono che gli elfi oscuri, grosso modo, o i Daedra di Elder Scrolls, diciamo, sì, tanto qua, sì, qua dietro sembra l'Oblivion, quindi. Gli Aman, che sono tipo dei diavoli, non lo so, però c'hanno le corna che sono una figata della Madonna. I popoli o insomma sti ciccioni qua sono strabelli, stracoccolosi, non lo so, sono fighi e si abbridono sempre. Le Elin, che sarà ciò che userò, mi sa, perché mi attizzano abbastanza, nel senso mi boh, mi piglia bene. Sono dei lolicon e vederli magari andare in giro con uno spadone da Slayer sarebbe una figata assurda. I Baraka. No, non sono quelli di Mortal Kombat. Non è quelli di Mortal Kombat. Sono tipo i Golem. Gli Elfi Alti. Che è appunto la razza del mio personaggio ufficiale. Ufficiale, scusate. Vabbè, sono gli elfi. Allora, selezioniamo gli Elin. Le classi. Abbiamo guerriero. Oh, che carina! Sembra Yuffie di Final Fantasy, però con la coda alle orecchie. Naru Yuffie, ecco. Una specie di Naruto, però Yuffie. Comunque, questo è il warrior. Che altro non è che
un tanker da seconda linea, cioè come poterlo spiegare? Il tanker da seconda linea è un po' azzardato come termine. Diciamo che è perfetto come tank, ma difficile da usare come tank. Cioè, veloce, potente, sì, ma non adatto. Nel senso, potete usarlo solo, cioè potete usarlo come tank solo se avete due palle grosse quanto una casa in questo gioco. Cioè, nel senso, se siete veramente bravi, un warrior come tank è la fine del mondo. Poi, qui sotto c'è la breve descrizione della classe, le stelle richieste di abilità, cioè sono stelle metaforiche, nel senso è la difficoltà di utilizzo, diciamo. I punti difesa, che non sono per tutti, i punti offesa, che hanno tutti, e i punti supporto, che hanno tutti. C'è la breve descrizione della classe, e basta. Il nome, la classe, basta. Poi abbiamo il Lancer, che è qualcosa di stracarino personalmente. Vabbè. È sostanzialmente seconda linea. Cioè, sta dietro, assorbisce. Sì, assorbisce. Assorbe i colpi. Fa in poche parole la funzione di difesa. È come se voi metteste una barriera dietro al tank. Se il tank fallisce, ci sono i Lancer dietro che bloccano, sostanzialmente. Poi abbiamo lo Slayer. Ok. Cazzo fai a tenerla in mano? Vabbè. Lo Slayer, che sostanzialmente è il co-tank, diciamo. Fa da tank, ma non lo è proprio. Cioè, nel senso, è più damage puro. Più che tank. Berserker, che è il tank, sostanzialmente. Tu lo metti lì sotto, subisce un casino e dà un casino. Ha una difesa della Madonna. No, no, ha una difesa pessima. Che è la difesa della Madonna? Ah, è il Lancer il tank, è vero, scusate. Berserker, co-tank, diciamo che fa la stessa parte del warrior e dello slayer insieme al Lancer, cioè dà supporto al Lancer. Se il Lancer assorbe colpi, gli altri picchiano. Sorcer, tenera! Comunque, sorcerer era il mago, sostanzialmente. Armatura leggera, seconda linea, ranged. L'arciere, stessa roba, solamente che è un arco. Ed è la classe un po' da principianti, diciamo, è per questo che ho un po' l'ho scelta, perché ci gioco da nemmeno. Da quando è passato a Frick ci gioco, quindi. E ci ho giocato veramente poco sta settimana, per via della febbre. Poi abbiamo la Priest, Sailor Moon, per l'occasione. Diamo il benvenuto a Bunny, o Usagi, non so come cazzo la conoscete, Sailor Moon, ecco. Sostanzialmente Lile. Stracarina, con questo cazzo di manico in bianchino in mano. Il mistico, che fa la parte del druido, diciamo, con lo scettro lunare in mano. Lei è tipo Sailor Mercury, con la coda da scoiattolo. Per l'occasione, no, non usiamo il mio personaggio principale, usiamo uno di questi. Allora, userò lo Slayer, giusto perché sembra abbastanza incazzato. Cazzo, se non fosse così l'Olicon sarebbe quasi fine. Allora, qua scegliamo Yuno Gasai. Va bene. Io non ho cazzo già capito. Così, ecco. No, ok, detto giù. Va bene.
No! No, va bene. Ok, lo chiamiamo col mio... col nome che userò di... userei di solito. Senza troppe N. Questa io no, in miniatura. Vediamo di farla combattere. Andiamo a Island of Dawn, dove c'è sta gatta lunosa, diciamo. Allora qui vediamo, vedevamo un gran giallo incazzato, diciamo. Cazzo. Che logicamente salto, perché non ho tempo per farla vedere. Ah no, ma non è poi tanto grossa, dai. Yeah! Yeah! I'm so happy! Yeah! 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 Let's kick some ass. Remember this fondly. Nope. Yay. I'm so happy, yeah! Hey, what? Hey, what? Is this worth my time? My time? Something important? Important? Nope. Make it snappy. Make it snappy. Snappy's new. Allora, dicevo, questo gioco è passato free da poco. Non so quanto costava il canone mensile. Personalmente non mi è mai interessato. Però l'unica cosa che so di per certo è da quando è passato free, come al solito succede. Why are you here? Le iscrizioni, you look ready for battle. Le iscrizioni a questo gioco sono schizzate alle stelle. Pensate che c'erano solamente 4 server quando ci sono iscritto, e appunto il giorno stesso in cui è passato free. E adesso ce ne sono qualcosa come 15. Cioè, veramente trovo l'idea di passare al free to play veramente geniale, se si vuole creare una certa popolarità nel proprio gioco. Feel the core's power. Elves lead the way. Feel the core's power. Difatti pure la Blizzard ultimamente l'ha fatto, diciamo, cioè ha reso disponibili i primi 20 livelli in Warcraft. Però cazzo, sono 20 livelli, cioè al 20° livello in Warcraft ci arrivi in uno sputo. Mentre questo gioco è totalmente free, quindi yeah. Poi usiamo... yeah. Oh, però è cazzuto. Capito la netta quanto incazzato. Ok. Come promesso, io vi porterò fino al quarto livello. Vi mostrerò più o meno le prime quest e come ottenere delle skills. Non vi farò vedere la città perché sostanzialmente non ho voglia di arrivare fino a quel punto. E poi ne parlerò un po' così oggi, perché non avendo preparato nulla, non avendo idee su cosa dire, ho deciso di fare questo video un po' all'ultimo secondo e sto appunto facendo un video un po' random per quanto ci sia da parlare di un MMORPG. Sostanzialmente le meccaniche di questo gioco sono semplici e allo stesso tempo abbastanza macchinose. Nel senso, è un ottimo sistema di combo da hack and slash barra RPG. Tu clicchi il tasto sinistro del mouse, effettivamente attacca. Tu clicchi il tasto destro del mouse, fa un'altra azione. Da contare la rivoluzionaria feature di questo gioco, cioè la possibilità di giocare con un joypad. Non è tanto rivoluzionario se si pensa che anche DC Universe lo rendeva possibile, però
non è non ha il potenziale che ha un gioco fantasy, un gioco sui supereroi. Nel senso, ok, è rivoluzionario un gioco di supereroi? Sì e no, perché ce ne sono un po'. Però su un marchio grande come la DC è una bella idea. Mentre su un gioco fantasy, cioè, e comunque i fumetti della DC sono un po', certo, da pubblico mainstream, ma allo stesso tempo un po' pallosi. Cioè, per quanto io possa adorare tipo Teen Titans, delle volte i fumetti DC li trovo pallosi. Elves lead the way. Comunque stiamo uscendo un po' Feel the core's power. E comunque, tornando al discorso joypad, questo gioco è possibile giocarlo con un joypad uguale o equivalente a quello dell'Xbox 360. Basta collegarlo e configurarlo appunto al PC. Siete a posto, siete a cavallo, potete giocare tranquillamente con un joypad in mano. E personalmente la trovo una cosa abbastanza comoda per un action MMORPG come questo, contando che comunque il PvP è abbastanza unforgiving, diciamo. Almeno a me sembra parecchio tosto, vedendoci giocare un po' di gente, guardando dei video sul tubo, sembra qualcosa di veramente competitivo. Quindi yeah, l'apporto di un, cioè, l'implemento di un joypad per almeno per il PvP era già un'idea carina, sarebbe stata un'idea carina per S4, cosa che non c'è stata. E io scusate, trovavo malissimo di parte totale. Fatto sta che in questo gioco è possibile, però è una delle poche eccezioni. Diciamo che ispirati a questo gioco, o comunque questo gioco si ispira a molti giochi, tipo Vindictus, non so se si ispira a Vindictus, ma comunque sono molto simili e allo stesso tempo molto diversi. Per esempio, il fatto che comunque il personaggio te lo crei ex novo, cioè non è che hanno nomi preimpostati o roba del genere. I personaggi ci sono, cioè sono classi e razze, scegli classe, scegli razza. Le razze non hanno restrizioni, neanche le classi, neanche il sesso del personaggio, come potete vedere. Tutte le classi cazzute, cioè tutte le razze cazzute che ci sono, non scegliere. Le gnomette con le orecchie da gatto, tipo Neko Fanatic. E yeah, cioè nel senso, è figo, punto. Adesso ammazziamo solo questo e poi credo finirò il video parlando, dando le mie impressioni su questo gioco. Ok, andiamo, finiamo le somme. Allora, vi avevo promesso almeno il livello 4, ma credo diventi troppo lungo il video e l'editing richiede abbastanza a me. Io sono una sega in queste cose. Comunque, tecnicamente, nel complessivo e a livello soggettivo, vi darei 8 su una scala da 10. Perché? È accattivante, molto colorato, originale, divertente, veloce, ha una storyline di base, ha delle cutscene, a livello grafico, anche se sto giocando con i requisiti minimi, rende l'idea, cioè comunque è figo, cioè nel senso
se l'occhio vuole la sua parte, sto gioco è la gran parte. A livello obiettivo, sì, la sufficienza ce l'ha. Nel senso, non è né più né meno... No, beh, no, non esageriamo. È molto più di tanti giochi e meno di altri. Non molto, ma meno di altri. Nel senso che... personalmente lo vedo come un attacco diretto all'industria dei videogiochi online dominata dalla Blizzard e compagnia bella. Però questo gioco della Ubisoft è figo. È figo un bel po'. Cioè, ci sta. Quindi, va giocato? Se vi piacciono i giochi online, sì. Se vi piacciono i giochi veloci, con stampo action, e che sia action nel vero senso della parola, cioè non è che tu clicchi, l'azione la fa il giocatore, il personaggio, tu stai lì che guardi. Cioè, tu qui prendi, fai le combo, giri la telecamera con la cazzo, col cazzo di mouse, non è che devi tenere premuto il tasto destro e girare. Per esempio, non che mi dispiace magari in Ion fare una roba del genere, o magari in Warcraft o cose del genere, però capite che se mi promettono un action, mi aspetto un action. Se mi promettono un MMORPG punta e clicca, io mi aspetto punta e clicca. Siccome mi hanno detto è un action, è un action. Quindi sono rimasto soddisfatto, sì. comparandolo a uno degli MMORPG in circolazione ultimamente, lo definirei un abile incrocio tra Warcraft e Vindictus. Cioè, colorato, accattivante, fantasy come Warcraft, veloce e frenetico come Vindictus. Fondiamoli insieme, togliamo i dungeon dai coglioni per fare le quest, cioè i dungeon sono obbligatori per fare le quest e il backtracking continuo. Siamo a posto, cioè backtracking. Ora non esageriamo, perché come in ogni MMORPG il backtracking è fondamentale. Prendi la quest e consegni la quest, logicamente. Però non è che devi farti tre volte lo stesso dungeon, è quello che intendo. Quindi su questo gli darei un 9 su 10. Sì, dai, un 9 meritato, tendente al 10, ma nonché non è 10 perché ancora ho visto troppo poco del gioco. Ne rifarò un altro video riguardante Terra, possibilmente con Ardan e Buzza, spero. Prossimo video che farò non lo so quale sarà, spero Chivalry, spero di riuscire a prendere Chivalry Medieval Warfare, perché vedendoci Peanut Butter Gamer giocare con Pro Jared mi è piaciuto abbastanza, quindi voglio giocarci. Per una recensione un pochettino più approfondita, credo che Rigor di Parliamo di Videogiochi ne abbia parlato e ci abbia fatto una miniserie di Let's Play. Non voglio dire che non seguo moltissimo Parliamo di Videogiochi, tranne quando Ellino fa i giochi di mezzanotte o Ellino e Fraus fanno i Creepy Games. Bastardi. Peraltro li saluto, anche se probabilmente lì non lo sa ma che cazzo sono, ma Browser almeno ci ho parlato un paio di volte su Facebook. Bene, per oggi è tutto, al prossimo video, like e fave come al solito, se avete suggerimenti i commenti sono di sotto, se qualcosa non vi è andato bene, non vi è piaciuto, fatemelo sapere, cioè non mettete il non mi piace a buffo, mettetelo se necessario, fatemi sapere il perché, scrivetemi nei commenti il perché, ogni critica corretta e costruttiva è ben accetta. Io vi aspetto al prossimo video sperando vi sia piaciuto questo e sperando vi sia simpatico. Beh, ciao ragazzi!